Prima di cominciare ringrazio l'Unione Sportiva Arezzo per la concessione della sala e saluto Stefano Turchi e Enrico Bianchini del Museo Amaranto che per problemi di lavoro non sono potuti venire qui con noi, però ci hanno garantito come sempre il loro appoggio a questa iniziativa. Questa mattina, per conto di Orgoglio Amaranto, abbiamo aperto un conto corrente denominato L'Arezzo non muore, dove raccogliere tutti i fondi che devono arrivare da privati, commercianti, piccoli imprenditori, industriali, da tutti coloro che vogliono aiutare l'Arezzo. Questo per far sì di poter aiutare l'Unione Sportiva Arezzo nelle spese vive di gestione e nella sovvenzione della prima squadra e del settore giovanile. Questo è il nostro ulteriore atto d'amore verso la società per vedere di riuscire a uscire da questa situazione che è sempre drammatica, come ben sapete. Per riuscire a trovare un po' di luce. Ci stiamo adoperando insieme all'amministrazione comunale, insieme a tutti quelli che ci vorranno aiutare, insieme a Stefano che ci ha offerto di darci una mano, per cercare di raccogliere quello che più sarà possibile per la causa, insomma. Che altro c'è da dire? Niente. Da questo momento il conto corrente è attivo da questa mattina, quindi chiunque può iniziare a fare le proprie offerte, i propri versamenti, ci può chiamare se ci vuole dare i soldi, ci può chiamare se ci vuole dare un assegno, qualsiasi tipo di pagamento voglia fare, noi siamo a disposizione. Ora Roberto e Stefano poi vi spiegheranno per bene tutti i dettagli e tutti i particolari della cosa, visto che alla fine di questa operazione, mi dai le tesserine? Alla fine di questa operazione poi verranno ringraziati tutti coloro che ci hanno aiutato con una pergamena di ringraziamento che poi ora Roberto e Stefano vi spiegheranno più nei dettagli. Ok? Grazie. Allora buonasera a tutti o buongiorno, quello che vi pare a seconda di come la volete prendere. Allora, innanzitutto quello che parte oggi è un'operazione condivisa da parte di Orgoglio Amaranto e di quelli che sono dietro questo tavolo e soprattutto l'amministrazione comunale, perché dovendo affrontare un percorso difficile e complicato, va bene, come quello del riconoscimento di un esercizio provvisorio e quindi continuare la stagione e dover arrivare fino a giugno, chiaramente c'è bisogno di poter e di dimostrare di avere le forze economiche, va bene, per poter sostenere questo esercizio provvisorio e quindi alla fine di questo percorso poi, se tutto andrà bene, il curatore eventualmente potrà fare, anzi ci auguriamo, un'asta competitiva per l'assegnazione del titolo. Quindi era necessario impostare bene la cosa, perché praticamente noi dobbiamo essere in grado, questo è lo scoglio un pochino più duro, di poter sostenere, va bene, i costi che si avranno dal momento in cui ci sarà la concessione dell'esercizio provvisorio fino alla fine della stagione. Ecco per cui ci siamo suddivisi, diciamo, i compiti in due target ben specifici. Noi ci occuperemo del target medio-piccolo, diciamo, cioè quindi ci occuperemo, dopo vi dirò anche i tagli dei contributi che abbiamo previsto e le modalità con cui potranno essere erogati. È chiaro che il grosso spetterà all'amministrazione comunale, che dovrà interloquire e interagire con coloro che sono gli investitori un attimino più importanti e più grossi, quindi quelle che sono le aziende, i gruppi industriali che dovranno sopportare
lo sforzo economico maggiore. Però ora noi qui siamo a illustrare quello che mettiamo in campo noi, perché per quanto riguarda l'amministrazione comunale poi ne darà conto, in quanto nei prossimi giorni ha degli incontri abbastanza importanti con le forze economiche che dovranno sostenere il maggior sforzo. Allora, noi praticamente abbiamo suddiviso la nostra raccolta fondi in due step. Noi praticamente abbiamo previsto che ci siano tagli, diciamo questo medio, taglio medio, che ci siano tagli da 100, da 250, da 500 e da 1000 euro di contributo. E questi qui sono destinati tanto alle persone fisiche, tanto alle aziende medio piccole che vogliano, diciamo, dare il loro contributo. Il taglio, come ho detto prima, è 100, 250, 500 e 1000, e chiaramente deve tutto passare attraverso questo conto corrente qua, per cui loro potranno fare un bonifico, farci un assegno, darceli anche in contanti, e poi sarà cura nostra versare all'interno di questo conto corrente che noi abbiamo aperto oggi. Domani ci verrà anche, c'è già stato dato a l'home banking con le chiavette che abbiamo consegnato a Elisa Panichi, a Gianluca Zinci e a Federico Biagiotti, che in questo momento praticamente rappresentano operativamente la società, per cui li potranno liberamente disporre in questo conto per tutte le spese che saranno correnti da oggi in poi, compresa la trasferta di Olbia, tanto per essere chiari. Domani sono pronti anche il bancomat e carta, giusto? E carta di credito, proprio perché quando loro vanno fuori così siamo coperti anche da qualsiasi tipo di spesa. Noi non abbiamo neanche fatto in tempo oggi a partire, e oggi dovevamo presentare la cosa, diciamo tutto il pacchetto, che già abbiamo un sacco di aziende che ci hanno già contattato, qualcuna ha già fatto il bonifico, qualcuna insomma è già operativa. Veramente siamo contentissimi perché abbiamo aperto il conto, si può dire, neanche da 4 ore, già abbiamo veramente delle manifestazioni d'adesione impressionanti, per cui siamo più che contenti. Diciamo che si è già coperto le spese di oggi. Sì, no, quelle abbondantemente, per cui la cosa già è molto soddisfacente. Però noi era questo, no, il veicolo con cui partire, e che vi chiediamo, visto che questa città deve remare dalla stessa parte, vi chiediamo di dare massima diffusione a questa iniziativa, perché è importante, dobbiamo essere capillari e arrivare ovunque e sollecitare gli animi, insomma, degli aretini, perché l'occasione che ci si presenta, questa qui, credo che sia importantissima. Ci possiamo, credo, riappropriare della nostra squadra di calcio, bene, quindi deciderne le sorti noi, forse è l'ora di farlo. Però torniamo insomma un attimino alla spiegazione tecnica. Dopo, se c'è qualcosa che non vi è chiaro, potete chiedere, fare domande alla fine. Per cui a tutti coloro che effettueranno questi 4 target di donazione gli verrà rilasciata questo attestato che consegneremo. Ora ancora la data non l'abbiamo stabilita, ma quando saremo un pochino volti alla fine di tutta questa operazione decideremo una data, faremo anche un bel evento in cui praticamente a tutti coloro che hanno donato questi target verrà rilasciata questo riconoscimento, questo ricordo, che speriamo che fra qualche anno sia il ricordo di una rinascita aretina importante. Perché chiaramente qui dobbiamo essere tutti uniti, ma dobbiamo anche capire che il momento è quello difficile, non potesse raggiungere questi target che noi abbiamo predefinito, c'è sempre la possibilità nel piccolo di dare una mano, per cui abbiamo studiato per coloro che sono sotto i 100 euro, che quindi non possono oppure non vogliono, abbiamo studiato delle tesserine che sono delle fattispecie di ricariche telefoniche che verranno fra qualche giorno distribuite in alcuni punti, chiamiamoli vendita o di distribuzione, e sono delle tesserine da 10, 20 e 50 euro, che anche queste qui praticamente nel momento in cui coloro che le vanno ad acquistare è comunque un ricordo
di questa mobilitazione, di questa raccolta che stiamo facendo per contribuire a trovare fondi, ripeto, per l'esercizio provvisorio, che è una cosa fondamentale. Il nostro obiettivo è, col nostro target, è quello di riuscire a coprire tutte quelle che saranno da qui alla fine della stagione le spese di trasferta e soprattutto del nostro settore giovanile, perché il settore giovanile ha sofferto in particolar modo di questa situazione e sono, diciamo, in sofferenza così come era la prima squadra. E altra cosa importante, se noi riusciamo a trovare risorse per il settore giovanile, ricordiamoci che queste ci raddoppiano, perché tutto ciò che viene speso, viene erogato per il settore giovanile, se rendicontato, viene rimborsato dalla Lega. Quindi importante anche quello che noi ci prefiggiamo. Quindi se riusciamo a spendere 20-30 mila euro per il settore giovanile da qui alla fine della stagione, e ce le ritroviamo raddoppiate, cioè ritroviamo risorse anche da destinare ad altre cose. Gli esercizi commerciali che hanno già dato l'adesione alla distribuzione di queste mini tessere, diciamo, da 10, 20 e 50 euro sono la barberia di via Trento Trieste, che ormai è conosciuta e nota a tutti, ovviamente il tabacchi di piazza San Donato, dove vengono effettuate anche le prevendite per i biglietti, il tabacchi di piazza Giotto di Luca Bracciali, anche lui, insomma, il tifoso amaranto di cui non abbiamo più altro da aggiungere, e il compasso arredamento di Stefano Turchi. Quindi noi partiamo con questi quattro, che sono stati anche con i caposaldi che ci hanno portato grandi risultati quando abbiamo messo in vendita le famose mille bandiere, no? Poi qualsiasi esercizio commerciale che fosse interessato ad averle ce lo dice, e noi penso che tra mercoledì e giovedì siamo in grado di distribuirle, va bene? Io penso che di averle un attimino finito. Ecco, l'ultima cosa, così posso dare poi la parola a Stefano, è che coloro che volessero andare oltre i 1000 euro di contributo da erogare per l'Arezzo devono contattare Stefano, perché Stefano si occuperà di questo target oltre quello che abbiamo proposto noi, e chiaramente si preoccuperà anche di mettere, qualora fosse anche un contributo di importanza abbastanza rilevante, di mettersi in contatto con l'amministrazione comunale, che è quella che porta avanti, diciamo, il lavoro più grosso da un punto di vista di denaro. Quello più grosso da un punto di vista numerico ci auguriamo di portarlo avanti noi, perché l'amministrazione comunale probabilmente, quando ha trovato quei 6 o 7 imprenditori, ha già fatto la sua parte. Ecco perché la presenza qui di Stefano è il ruolo che, insomma, deve svolgere in questa fase. Per cui io per ora ho finito e passo la parola a Stefano. Buonasera a tutti, non c'è molto da aggiungere, insomma, sono stati abbastanza chiari su quello che sarà il lavoro da fare prossimamente. Quello che io vorrei chiedere a tutti è di mandare messaggi di positività. Il momento è sicuramente difficile, però noi aretini siamo un popolo particolare, siamo a riscaldamento lento, ma nei momenti di difficoltà alla fine veniamo fuori e usciamo. Credo che possiamo assolutamente ripetere quelle esperienze che c'è a Vicenza, anzi io sono anche presuntuoso e penso che possiamo anche migliorarla, ma soprattutto abbiamo veramente una grande opportunità. L'opportunità è quella di riprendere in mano l'Arezzo e finalmente di decidere noi se ci sarà qualcuno fuori Arezzo, come farlo entrare e eventualmente che ruolo dargli, altrimenti saremo sempre ostaggio di qualcuno e saremo sempre a dover rincorrere problemi. Credo che questa piazza abbia bisogno di trovare tranquillità, la squadra in primis, ma anche la tifoseria, che ovviamente abbiamo passato tutti dei momenti difficili. C'è bisogno di fare un programma serio, un programma che dovrà essere di ricostruzione, quindi non dovremmo vergognarci di dire che se arriveremo in fondo questa raccolta non dovrà essere una raccolta solo tamponativa, ma dovrà essere una raccolta programmatica, perché credo che chi si ingaggerà aziende più importanti nel voler salvare l'Arezzo non vorrà farlo solo fino a giugno, ma vorrà andare oltre.
ed è già anche giusto che questa gente poi abbia una prelazione quando a giugno ci sarà un titolo sportivo e ci sarà eventualmente un'asta, insomma, non mi voglio augurare che non venga qualcuno, perché insomma poi si fa l'asta come faceva Ezio Greggio nella trasmissione tanti anni fa. Quindi è un momento, per assurdo, in questo momento dove abbiamo toccato il fondo, abbiamo anche una grande opportunità, l'opportunità di poter rinascere, di poterci scrollare di dosso situazioni passate che ci hanno fatto anche soffrire, e quindi di poter veramente essere noi gli artefici del nostro futuro. Io ci credo, perché abbiamo già visto, non credo che sia un fuoco di paglia, abbiamo già visto in pochissimo tempo, è bastato spargere un attimino la voce, l'ingaggio che c'è stato, ma non solo da parte dei soliti noti. Io in questi giorni, muovendomi per motivi di lavoro, tanta gente che so che non viene più allo stadio in questo momento, ma che si è sentita in dovere di dire: ragazzi, se c'è qualcosa da fare, un contributo lo do. Ecco perché è nata questa idea di questo conto corrente. È un momento in cui questa città si deve pesare, ora gli alibi sono finiti, è un momento in cui vedremo se veramente interesserà il calcio, interesserà qualcosa comunque di prezioso che Arezzo ha. Se come spero e penso i risultati ci saranno, saremo tutti contenti, e dopo Pasqua faremo questo evento dove consegneremo queste pergamene, dove saremo contenti per una volta, insomma, faremo qualcosa che ci riunirà, ma per una cosa importante. Se non ci riusciremo, soluzione B, alla quale penso ora un secondo, ma poi la rimuovo immediatamente, vorrà dire che alla fine avremo quello che ci meriteremo. Io credo che però in questo momento ognuno debba mettere da parte tutte quelle che sono le riflessioni che non siano solo di messaggi di positività. Non credo, ho letto di difficoltà, le difficoltà è chiaro che ci sono, però io credo che siano inferiori a quelle che sento dire. Insomma, i messaggi anche che sono venuti da altre città fanno capire che se vogliamo possiamo arrivarci. L'esercizio provvisorio parla di una cifra che una città di 100.000 abitanti deve assolutamente produrre, perché se non siamo in grado di produrre questo, allora ci si guarda nel pane nell'occhio e qui ci si fa un orto botanico. Quindi è un momento di verifica anche di noi stessi, del senso d'appartenenza che abbiamo per la nostra città, e quindi ingaggiamoci tutti, perché qui siamo aretini, qui il ruolo giornalista, tifoso, dirigente, ormai resettiamoli tutti, qui ragioniamo tutti con un unico obiettivo, anche e non ultimo per non dar la vita a questi forestieri che sono venuti qui pensando di fare quello che volevano e di avere ognuno un quarto d'ora di celebrità per poi lasciarci in mezzo alle bestie. Io sono fiducioso, sono convinto che ne usciremo. C'è un grande impegno anche da parte dell'amministrazione, anche ora pochi minuti fa c'è stato un incontro tra la squadra, il sindaco e Paolo Bertini, ovviamente hanno parlato del momento e del presente. Credo che anche la squadra abbia visto l'impegno che è stato messo da parte di tutti, l'istanza di fallimento è stata un primo passo, quindi a questo punto ci aspettiamo che anche la squadra, che ha ricevuto dei piccoli messaggi, certamente non è che ha ricevuto pagamenti di stipendi immediati, però ha avuto dei messaggi che ci sono tante persone che si sono ingaggiate per salvare questa cosa, ha fatto 10 e faccia 11, quindi sabato andrà sicuramente in campo. Risultati positivi in questo momento aiuterebbero moltissimo a questa operazione, perché comunque sia i risultati del campo creano entusiasmo e tutto quanto, quindi non c'è altro da aggiungere, c'è soltanto da sponsorizzare queste iniziative che ci sono, c'è soltanto da chiedere alla città di stringersi intorno e dimostrare, insomma, che poi non siamo un popolo di conquistati, ma siamo un popolo che quando siamo andati in guerra siamo andati, se ne è buscati, ma siamo andati a fare la guerra che sarà 10 volte meno che l'altro, non si è avuto paura di affrontare nessuno. Grazie. Posso chiedere alcuni dei chiarimenti sull'esercizio provvisorio? Se possiamo, in grado, sì. Quanto ci vuole per arrivare alla fine della stagione, Roberto, facendo dei calcoli? Poi l'esercizio provvisorio che cosa copre? Cioè che cos'è che, insomma, uno deve, quali sono le spese?
E per avere l'esercizio provvisorio, se esiste una cifra da cui, cioè, che il curatore dice si parte da questa cifra, va bene o no? Allora guarda, parlare di cifre è un po' difficile, non può essere preciso. Comunque ti posso dire che per